Ciao a tutti! Oggi torno con un video dedicato al fitness e voglio farvi conoscere oggi un nuovo tipo di allenamento. Io intanto mi preparo, che ho conosciuto da poco guardando dei video su YouTube e devo dire che mi sta piacendo tantissimo e infatti lo faccio molto molto spesso ed è il power walking. Ora, io non so se lo conoscete, intanto mi si era spenta anche la videocamera, come se non andassi già troppo di corsa. Comunque, è il power walking, quindi già dal nome si dovrebbe capire di cosa si tratta, e cioè è la simulazione di una camminata praticamente sul posto, che detta così, e comunque anche guardando video su YouTube, non sembra entusiasmante. La realtà poi, facendolo, mi sono resa conto che è davvero molto efficace per la tonificazione delle gambe, dei glutei, degli addominali. Non è niente male. Io, come vedete, utilizzo le cavigliere perché così l'allenamento è davvero molto più intenso, e le mie sono caviglieri da 2 kg. In più tengo in mano i manubri da 1 kg, che sono leggeri normalmente, però tenuti comunque in mano, agitati con le braccia, con le mani per mezz'ora, 40 minuti, diventano pesanti. E quindi niente, oggi voglio far vedere un po' di che si tratta, quindi faccio proprio, diciamo, una lezione di esempio. Anche perché comunque è in genere, appunto, la lezione di power walking alterna o comunque combina non solo il power walking ma anche esercizi classici di tonificazione, quindi, che ne so, esercizi proprio specifici per la parte superiore del corpo con i pesetti, o che ne so, esercizi con la stability ball, con lo step. Quindi si possono fare anche esercizi del power walking abbinati allo step per rendere appunto il tutto ancora più efficace, e magari una volta vi farò anche quello e facciamo insieme, insomma, la zoncina. E poi si possono abbinare appunto anche classici esercizi di addominali. Quindi una lezione di power walking fatta così, combinata con tutti questi tipi di esercizi, diventa una lezione veramente impegnativa, e io infatti da un paio di giorni ho anche dolore alle gambe. Quindi adesso vi faccio vedere proprio la base di cosa si tratta. Ok, l'esercizio classico è la marcia sul posto, quindi destra-sinistra, destra-sinistra. Ma non fate caso se la musica che c'è in sottofondo non sarà, insomma, a tempo con la mia lezione, perché l'aggiungerò dopo. E comunque è una musica trovata un po' così sui programmi, quelli di montaggio, di editing, quindi magari non corrisponde proprio al mio ritmo e non ci fate caso in questo. Comunque, iniziamo con la marcia, che naturalmente deve essere una marcia sostenuta, quindi abbastanza, insomma, tosta, cioè dobbiamo stare comunque con gli addominali belli tesi, insistere sulle gambe, insomma, spingere bene per terra. E poi dalla marcia sul posto possiamo semplicemente camminare avanti e indietro, avanti e indietro, sempre con una bella comunque intenzione. Lo possiamo fare 1, 2, 3 e tocco, 1, 2, 3, tocco, andando a fare anche un piccolo squat sulla gamba a terra. Io uso il tappetino perché altrimenti i vicini che ho sotto si arrabbiano perché dice che faccio rumore, e quindi utilizzo questo tappetino che è fatto apposta comunque per, diciamo, camminarci sopra, per saltarci, e comunque non mi dispiace perché quando salto la base sotto del tappetino comunque mi permette di attutire un po' i polpi, quindi male non mi fa per le ginocchia e per tutto.
alternare andando a appoggiare la punta del piede. Possiamo anche andare indietro avanti facendo degli spostamenti sul posto. Comunque sto adorando veramente tantissimo questo allenamento, mi piace davvero tanto e ve l'ho detto, con le cavigliare veramente diventa un allenamento molto molto completo. Poi possiamo passare a fare 1-2-3 e tocco esterno, 1-2-3 e tocco esterno, sempre piegandoci sulla gamba che resta a terra. E questo si può fare anche con un saltino. Perché power walk può essere anche sostituito, oltre che dalla marcia, anche dalla corsa sul posto, che è fatta poi con le cavigliere, è impegnativa. Possiamo fare 1-2-3 indietro, 1-2-3 indietro, spingendo bene con i glutei. Anche alternare le braccia e anche qui possiamo fare fatica. E poi possiamo tirar su il ginocchio, che fatto in modo normale è facile, con la cavigliera pesa un po' di più, quindi movimenti sempre controllati proprio per evitare anche di farci male, soprattutto appunto se abbiamo le cavigliare. Oggi vi faccio vedere delle cose base, perché poi mi piace appunto fare il power walk con lo step. Ecco, ora possiamo anche lanciare dei calci. Ovviamente, avendo le cavigliere, il mio movimento sarà molto controllato per evitare di farmi male alle ginocchia, però proprio perché comunque è controllato e c'è un peso in più, si sente. Quindi questo è ottimo anche per gli addominali, ovviamente non bisogna pesarsi. Ovviamente il mio tappetino è andato per conto suo, vabbè, non fa niente, i vicini se ne faranno una ragione. Adesso non mi metto a sistemarlo. Poi un'altra cosa carina del power walk
ora lo sistemo, è che possiamo fare gli spostamenti laterali. Io lo faccio così perché il tappetino non posso metterlo orizzontale alla videocamera perché non ci entra. Cosa possiamo fare? 1, 2, 3 e tocco, 1, 2, 3 e tocco, 1, 2, 3 e tocco, oppure possiamo mettere il tallone ai glutei. Sempre ovviamente movimenti molto controllati, sempre per evitare di farci male. Possiamo anche fare gli spostamenti piegandoci un po' più le gambe a mo' di semi squat. Ok, facciamo un po' di interno coscia. Divertenti sono questi circuiti fatti anche con il sistema Tabata, e quindi fai, che ne so, 20 secondi, 30 secondi di un esercizio ad alta intensità e poi fai, che ne so, 10 secondi di recupero e poi ricominci. 20 secondi ad alta intensità, 10 secondi di recupero. A me gli esercizi, i circuiti Tabata piacciono veramente tantissimo. Possiamo fare appunto la forza sul posto spostandoci indietro, avanti, per tutto lo spazio che abbiamo. Io adoro la forza sul posto. Perché è tonificante. Poi possiamo ricominciare. Possiamo fare un salto e il lancio della gamba laterale. Ok, facciamo questo e poi facciamo un po' di marcia tranquilla alla fine per defaticare, e quindi diciamo questo è più o meno il power walk, ma appunto ve l'ho detto, ci sono mille altri esercizi, mille altre cose, però già solo 10 minuti fatti così con le canigliere e questi pesetti, poi credo che mi sentiate anche che ho faticato, si sentono. Quindi è un esercizio che io sicuramente vi consiglio. E quindi, se anche voi amate il fitness e il tenervi in forma come me, pollice in su a questo video, così ne farò anche altri. E niente, iscrivetevi se non siete iscritti. Sotto trovate i link per tutti i social, compreso Instagram, soprattutto Instagram. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!